Bentrovati, tutto pronto per domani, la grande festa di San Costabile e siamo qui con Don Roberto per appunto invitare tutti voi ad assistere alle varie messe che ci saranno e soprattutto per la processione. Allora, Don Roberto, tutto bene, tutto pronto per questa grande iniziativa? Sì, siamo in cammino verso questo giorno di grande festa che sarà domani. Dopo vari momenti di preparazione, sia a livello liturgico, sia di riflessione con i padri abbati benedettini, sia i due concerti, uno ieri sera e l'altro stasera, che si svolgeranno in onore del nostro santo, domani è la grande festa, il grande giorno, con la celebrazione del vescovo che presiderà alle 11 la Santa Messa solenne, e poi in serata con la processione solenne per le vie del paese, con il busto del nostro santo patrono e con la patrona anche Sant'Irene. Quindi è un momento molto importante nel cammino di fede della nostra comunità parrocchiale, non solo di Castellabate ma di tutto il comune, ma anche dei paesi limitrofi, essendo anche San Costabile patrono, con patrono della diocesi, patrono secondario della diocesi. Quindi è molto sentito la devozione al culto a questo grande santo nostro paesano. Quindi a questo punto invitiamo un po' tutti i fedeli, non solo di Castellabate ma anche del Cilento, a partecipare. Certo, un invito che sentiamo, partecipiamo a tutti quanti davvero di cuore, è quello di essere presenti qui nella nostra Basilica Minore di Castellabate, ma se non altro almeno attraverso Cilento Channel, in modo che poter godere e vivere questo momento spirituale di fede. Bisogna ringraziare veramente i parroci che hanno dato una dimostrazione di disponibilità e di affetto ai quali io personalmente, ma tutti quanti siamo grati. Abbiamo lavorato lì, ha fatto un concerto di Pietro Quirino alla chiesa poi di San Marco. Adesso siamo qui alla Basilica di San Costabile con l'Orchestra dei Fiati del Cilento, che sono tutti giovani artisti, giovani musicisti cilentani. Continueremo con un concerto delle ninfe della Tammorra, recuperandolo perché non l'abbiamo potuto fare precedentemente in quanto capitò una giornata di pioggia. Le ninfe della Tammorra, uno spettacolo magnifico che faremo a San Marco di Castellabate, giusto per dividere su tutto il territorio comunale. Poi abbiamo il sindaco pescatore che faremo nel castello qui a Castellabate, con il protagonista Ettore Bassi, e come si potrà immaginare racconta la storia di Angelo Vassallo. Chiudiamo la manifestazione il 1° giugno a Villa Matarazzo con un grande spettacolo che avrà come protagonista Giancarlo Giannini, e cui, insomma, tutti i spettacoli cui, signori del pubblico, chiunque vedrà questa trasmissione è invitato gratuitamente, non costa niente e vale la pena di venire perché si accoppiano la bellezza dei luoghi, la cultura che questi luoghi e questa bellezza rappresenta con l'attualità di questi spettacoli che sono di altissimo livello e di altissima qualità. Naturalmente lei ha lavorato in sinergia con l'assessore Luisa Maiuri. Naturalmente, anzi io devo ringraziare l'assessore Maiuri, il sindaco Costabile Spinelli, che per l'apporto che hanno dato, determinante, senza i quali non si poteva certamente andare avanti. Luisa, a parte che ci conosciamo da anni, perché io ho avuto per 25 anni il teatro La Torretta a San Marco di Castellabate, dove abbiamo avuto i più grandi artisti, ma anche allora, insomma, mi hanno aiutato molto sia Luisa che l'allora non sindaco, ma insomma fondamentale anche lì per fare le stagioni teatrali estive. Quindi no, veramente io sono grato a loro e li ringrazio. Insomma, un ringraziamento particolare al mio amico Enrico Nicoletta, che è il funzionario in capo della cultura e del turismo del comune di Castellabate. Insomma, ce ne fossero come lui. Dunque lei conosce molto bene il territorio e dalla sua esperienza qual è il consiglio che può dare soprattutto ai giovani affinché la cultura possa essere sempre più in un certo senso praticata in questo territorio e quali le possibilità affinché tutto questo possa avvenire? Un attimo fa io vedevo i ragazzi dell'Orchestra dei Fiati del Cilento
E sono ragazzi che hanno 16-17 anni ed è ancora l'età in cui loro restano in questo nostro amato e amaro territorio, bello come il sole, baciato da Dio, poco meno dagli uomini politici in particolare, non tutti, è inutile fare di ogni erba un fascio, però insomma per il passato non siamo stati molto aiutati a crescere. E questi ragazzi si spera che riescano a resistere a rimanere qui, perché adesso hanno 17 anni, ancora studiano e hanno passione, sono legati al territorio, agli amici, alle famiglie. Fra qualche anno, quando cominceranno a dover andare fuori per studiare, si abitueranno ad andare fuori, poi arriverà il giorno che non torneranno più, se non il momento di ritorno a casa per la famiglia, per le vacanze. E questo è grave, grave, proprio gravissimo, perché questa è una terra piena di fiori di cultura che bisogna in qualche modo sempre, continuamente innaffiare e non arrendersi mai, mai, perché è una delle terre più belle che io, nei miei oltre 50 anni di attività di spettacolo, una delle terre più belle che abbia mai incontrato. Al punto tale, se mi permetti una citazione personale, ero venuto qui scapolo e allegro giovanotto di Buonaventura, mi sono sposato e ho avuto anche due figli dalla mia moglie cilentana di San Marco di Castellabate. Siamo con i maestri dell'Orchestra Fiati Giovanile del Cilento, il maestro Capezzuto e il maestro Schiavo, questa sera qui a Castellabate per questo grande concerto. Allora, partiamo dall'origine di questa bella, diciamo, comunità di artisti e musicisti. Sì, questa è un'orchestra che è nata 3 anni fa, è un'idea nostra, diciamo, che ci è venuta appunto noi colleghi, di direttore di due associazioni sul luogo, di San Mauro Cilento e di Castellabate, e abbiamo coinvolto un po' tutti i giovani di tutto il Cilento, abbiamo chiesto a tutti i ragazzi di tutto il Cilento che studiano musica, che hanno passione per la musica, di costituire un'orchestra ancora più importante che appunto raccolga tutto l'ambito, il territorio cilentano, ed è nata l'Orchestra Giovanile di Fiati del Cilento. Soddisfatti fino ad ora, insomma, della partecipazione? Sì, tantissimo, tantissimo. All'inizio eravamo un po' scettici, no? Perché era un'impresa difficile, ardua proprio, mantenere tanti giovani che vengono da varie parti del Cilento, da Sapri fino ad Agropoli e oltre anche. Quindi, però le tante esperienze nazionali e internazionali, quindi importanti, che i ragazzi hanno fatto sì che questo gruppo sia stato sempre solido e costante nel lavoro e pieno di grandi soddisfazioni. Maestro, vi esibite un po' in tutta Italia? Sì, a livello di concorsi sì, l'abbiamo fatto. L'anno scorso siamo stati a Riva del Garda, un concorso internazionale importante, siamo stati in Calabria pure, abbiamo vincendo per la nostra categoria i vari concorsi. Ci stiamo muovendo veramente a livello 360 gradi, ottenendo belle soddisfazioni. E abbiamo conosciuto tantissimi maestri che spesso vengono qui a dare la loro preparazione, la loro professionalità, a condividerla con questi ragazzi. Quindi c'è anche uno scambio culturale. Maestro Capezzuto, invece questa sera, ecco, i ragazzi che cosa faranno ascoltare? Sì, questa sera suoneremo un programma, diciamo, eterogeneo. Partiremo dalla musica originale per banda, ci sarà anche musica da film, ma soprattutto oggi abbiamo un ospite, la soprano Samantha Sapienza, che è una giovane soprano di Sapri, e quindi con noi canterà alcune aree d'opera. E niente, poi ci saranno anche altri brani di musica da film e musica leggera. Le lascio fare un ultimo annuncio, soprattutto ai giovani, affinché si possano avvicinare a voi. Come fare e qual è lo stimolo? Per avvicinarci a noi basta contattarci in qualsiasi modo, anche su Facebook c'è la pagina dedicata all'Orchestra Giovanile, si intitola Orchestra di Fiati Giovanile del Cilento. Potete mandare una mail, ci sono anche i riferimenti, i numeri telefonici e quant'altro. Cosa promettete loro? Promettiamo nuove esperienze, perché noi, la nostra orchestra è una sorta di scuola per questi ragazzi, e quindi faremo nuove esperienze con maestri che vengono dall'estero e anche comunque di livello internazionale. Abbiamo avuto con noi Michele Mangani, Marco Somadossi, avremo Lorenzo Busceddu quest'anno, stiamo contattando il quintetto di Ottoni, Goma Lambras, che quest'anno molto probabilmente sarà con noi. E continueremo comunque a fare delle master con strumentisti di fama internazionale.